Oggi vogliamo visitare una sala del Museo Nazionale che ci rappresenta in modo particolare. Vi si arriva attraverso il grande scalone Fiandrini, che prende nome dal monaco archivista e architetto che lo progettò alla fine del XVIII secolo. Al termine dello scalone si giunge all'atrio che consente di accedere al primo piano dell'esposizione museale. La prima sala che si incontra vuole ricordare le origini del museo, che aprì i battenti nel 1885 e fece entrare i visitatori a partire dal 1889, ma in una sede diversa da quella attuale, presso il complesso che oggi accoglie la Biblioteca Tlassense. Per questo dicevo che ci rappresenta, perché è una raccolta di testimonianze della nascita e dei primi anni di vita della nostra istituzione, un'istituzione che già nei suoi primi anni manifestava quella fortuna che poi ha avuto per ben 135 anni, perché tanti sono gli anni che ha compiuto il Nazionale nel 2020. Il primo gruppo di oggetti che incontriamo è costituito dai libri delle firme, vale a dire i registri sui quali nei primi 20 anni di vita del museo i visitatori lasciarono la loro firma. Si tratta di documenti di eccezionale importanza perché offrono uno spaccato di una società del passato che viveva in modo molto diverso rispetto ad oggi, quando i musei erano appannaggio di pochi colti visitatori, e nello stesso tempo mostrano come questa società si evolvesse lentamente fino ad annoverare anche la presenza di visitatori colti ma estranei al mondo di quelle che all'epoca si chiamavano belle arti. Scorrendo i registri scopriamo che il Museo Nazionale fu meta di molti personaggi illustri. Come apprendiamo, fu visitato da direttori di importanti musei come il tedesco Bode, al quale fu successivamente intitolato il Museo di Berlino di cui era stato direttore. Scrittori come Gabriele D'Annunzio, che lo vide due volte ma si firmò con lo pseudonimo di Marco Fulgoso, oppure scrittori come Hermann Hesse, o filosofi come Bertrand Russell, pittori come Pellizza da Volpedo, storici dell'arte come Bernard Berenson, principi regnanti e una grandissima schiera di ravennati cultori di storia, storia dell'arte e archeologia come Corrado Ricci, al quale proprio in quegli anni si aprì un'eccezionale carriera che lo portò alla fine del secolo a diventare egli stesso direttore del nostro museo. Nelle sale vediamo anche altre testimonianze. Sui muri il vecchio stemma che, appeso sulla porta d'ingresso della antica sede, reggeva le due bandiere dello Stato e del Re. Poi alcuni acquerelli realizzati in occasione di visite di regnanti, sui quali sono dipinti gli stemmi delle casate. Poi vediamo le immagini d'epoca di due personaggi molto importanti per la storia e la vita del museo. Su una mattonella smaltata con una tecnica molto ardita vediamo il ritratto di Enrico Pazzi, lo scultore che ideò e fondò il museo dopo che era rientrato nella città natale da Firenze, dove aveva esercitato per molti anni l'attività di scultore. Pazzi fu anche il direttore del museo fino alla morte. Su una laminetta di metallo vediamo il ritratto di Corrado Ricci, che come si è detto nel 1897 divenne direttore del museo. I due ritratti sono circondati da altri oggetti come le vecchie chiavi e le tante guide della città che dedicano molte pagine alle raccolte del Nazionale fin dalla sua nascita e fondazione.